tanti ci conosciamo, per un'occasione così grande per questa comunità. Oggi la nostra comunità parrocchiale, San Nicola di Bari, riunita nel giorno del Signore, vive un momento di particolare gioia e solennità, perché riceve dal Vescovo il suo nuovo parroco, nella persona del sacerdote di Don Salvatore Tanzillo. Nella successione e nella continuità del ministero si esprime l'indole pastorale della Chiesa, in cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il Vescovo affida una porzione del suo gregge. Diamo lettura della nomina a parroco di Don Salvatore. Angelo del titolo di San Marco di Santa Romana Chiesa, Cardinale di Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, al Reverendo Don Salvatore Tanzillo del Clero Romano, salute nel Signore. La parrocchia di San Nicola di Bari in Roma si è resa vacante. Ora, per il dovere del mio ufficio pastorale, intendo provvedere alla nomina del nuovo parroco nella persona di un sacerdote idoneo, affinché i fedeli, ivi dimoranti, non abbiano a mancare dei necessari aiuti spirituali e temporali. Pertanto, con animo di pastore, responsabile della vita spirituale di ogni singola parrocchia, nell'unità dell'indivisibile Chiesa locale, fiducioso nelle sue doti sacerdotali e nel suo spirito di comunione ecclesiale, con la certezza che saprà tenersi generosamente e fedelmente alle direttive del programma pastorale diocesano, con l'approvazione del Santo Padre, in conformità all'articolo 19,2 della Costituzione Apostolica in Ecclesiarum Comunione, la nomino parroco della suddetta parrocchia San Nicola di Bari e dell'annesso territorio, a norma dei canoni 519, 522 e 523 del Codice di Diritto Canonico, con dispensa delle modalità per la presa di possesso, secondo quanto previsto dal canone 527,2 del Codice di Diritto Canonico. Sarà sua cura adempiere a quanto dispone il diritto circa l'emissione della professione di fede e circa il giuramento di dirigente e fedele amministrazione dei beni di proprietà della parrocchia e degli enti da essa dipendenti. Le concedo tutte le facoltà necessarie per l'annuncio della parola di Dio, per la celebrazione dei sacramenti e per lo svolgimento delle altre attività parrocchiali, mentre esorto cordialmente i fedeli di codesta comunità parrocchiale non solo a riconoscerla loro pastore, ma anche a collaborare attivamente con lei per la promozione della vita cristiana della parrocchia. La durata del suo incarico di parroco è secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana di 9 anni. La accompagni nell'impegno pastorale l'apostolica benedizione che il Santo Padre Francesco, per mezzo mio, imparte di cuore a lei, ai suoi collaboratori, ai fedeli della parrocchia. Dato in Roma, dalla sede del Vicariato nel Palazzo Apostolico Lateranense, il giorno 1 novembre anno Domini 2023, solennità di tutti i Santi. Angelo Cardinale De Donatis. Facciamo un applauso.